Oggi parleremo del mercato del Milan, della guerra tra youtuber, dei fascicoli che si chiudono e che si aprono e dello stadio prossimo del Milan. Tutto questo con la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete aggiornati sempre su tutto ciò che riguarda il Milan, alcune volte in anteprima, altre volte in tempo reale, con le nostre rubriche giornaliere, con i nostri live del martedì e del giovedì sera. Inoltre, quando ci saranno le partite del Milan, inizieranno anche i pre e post partite, tutte le partite del Milan. Vi ricordo inoltre che potete interagire con noi tramite la chat durante il video e a fine video nei commenti. Ricordo inoltre che chi vuole può sostenere il canale tramite una donazione a PayPal, all'indirizzo PayPal DNA Rosso Nero da 1899 @gmail.com. Iniziamo subito con le notizie. Notizie di oggi, ecco intanto il mio gattone. Notizie di oggi, partiamo subito dal mercato. Diciamo che in questi giorni c'è una grande altalena, diciamo, tra sensazioni su Zirkzee, molto vicino, poco vicino. Ce l'abbiamo quasi, non ce l'abbiamo, tutto perché a questo punto si sta risolvendo il problema sul quantitativo di soldi che il Milan deve dare al procuratore di Zirkzee. La richiesta del procuratore si parla di 15 milioni, logicamente non so se queste cifre sono valide oppure sono solamente sparate dai giornali. Si parla oggi che il Milan si è spinto fino a 8, fino a ieri mattina sembrava che fossimo vicini, poi ieri sera invece eravamo lontani. Tutto così. Questo porta logicamente un po' di scoramento da parte di alcuni tifosi che, non fidandosi della società, pensano che siano tutti gli scappati di casa, che non sappiano fare le contrattazioni, che quindi siano alla mercé, di persone che sono più mercanti che procuratori. In realtà non è così, secondo me. Diciamo che lo scorso anno abbiamo sbagliato esclusivamente l'acquisto di Taremi, che poi abbiamo visto chi c'era dietro, poi all'improvvisa comparsa del nuovo procuratore, il giocatore che giocava nel Porto. Il resto sono stati fatti ottimi acquisti in tempi anche abbastanza brevi, in quanto abbiamo visto che apparentemente il Milan aveva la rosa completo già a metà luglio, o quasi, a cifre sicuramente fattibili. Ricordo che appunto siamo il 12 giugno oggi, il mercato inizia il 1 luglio. Fino al 1 luglio il Milan non potrà pagare la clausola a Bologna perché entrerà la clausola dal 1 luglio in funzione. Quindi sì, è giusto che il Milan stia cercando di trattare con il procuratore, ma non può chiudere, cioè non può presentare Zirkzee domani come sento dire alcuni. Non può perché non è possibile che il Milan non potrebbe chiudere il contratto adesso perché non potrebbe saldare la quota spettante al Bologna. Ci vogliono i suoi tempi, sicuramente il Milan sapeva già quant'era la clausola dell'agente Zirkzee, giustamente sta trattando, anche perché poi se fossero 15 milioni sarebbe una cosa piuttosto vergognosa, che sarebbe il 40% circa del valore di Zirkzee e mi sembra una cosa fuori dal mondo che il 40% vada a un procuratore. Come ho detto oggi nella nostra chat interna, è come se voi andaste a comprare una casa a 300.000 euro, poi arriva l'agente immobiliare che vuole 120 milioni perché vi ha fatto costare una bella casa. Sicuramente non penso che tutti di voi sareste contenti di dare 420 milioni per una casa che ne vale 300. Stesso discorso è quanto riguarda il giocatore vale 40 milioni, ne può valere 50 forse, ma non si vede il motivo per cui bisogna dare 15 milioni a un procuratore. È l'ora di iniziare a dire basta. Io sono d'accordo con questa azione da parte della società del Milan, come il Milan lo fa con anche altre squadre, lo fanno. Perché sennò è inutile andare a criticare l'Inter. Cioè, noi critichiamo l'Inter per la sua facilità con cui paga i procuratori, poi noi ci mettiamo la stessa stregua? Regalando 15 milioni a un procuratore che, sì, non è che questi grandi meriti, perché è vero che ha fatto una clausola di 40 milioni su Zirkzee, ma Zirkzee l'anno scorso non era nessuno. Cioè, è esploso quest'anno, ha avuto la fortuna di andare a Bologna, ha trovato un allenatore, ha fatto giocare bene, ma i meriti del procuratore si fermano molto limitatamente, quindi avere pazienza. Non credo affatto alla voce di Rabiot, ma alla voce di questi giorni di Rabiot, che mi sarebbe interessato a Rabiot, addirittura ho letto che
Moncada avrebbe incontrato la mamma di Rabiot. Secondo me sembra un acquisto che non è da Milan. 7 milioni e mezzo di contratto fino ad oggi con la Juventus. La mamma è procuratrice che chiede un'ingente somma. E Rabiot non è tutto questo grande giocatore, sinceramente, ecco, da dare 7 milioni e mezzo. Ricordiamoci, diamo 5 milioni e mezzo più bonus a Leao, vorremmo dare la stessa cifra a Theo Hernandez e a Maignan. Sinceramente 7 e mezzo a Rabiot non esiste, secondo me. Invece sembra, allora, che sia c'è stato un avvicinamento con il Tottenham per Emerson Royal. Si parla di una cifra. Cioè, il Tottenham chiede 30 milioni, Milan vorrebbe chiudere su 18-20, sembra sia stato un avvicinamento, comunque anche questa sarà una situazione che vaglieremo in futuro. Vi volevo sottolineare poi un articolo oggi sulla Gazzetta, alleluia, della giornalista Gozzini, in cui dice che c'è scritto chiaramente il Milan non ha bisogno di vendere i suoi giocatori più importanti per fare mercato. Ecco, alleluia, qualcuno l'ha scritto nella Gazzetta. Quindi, se anche la Gazzetta viene a dire questo, direi di tranquillizzarsi ai tifosi milanisti che pensano che bisogna vendere per forza Theo Hernandez o Maignan o Leao per fare mercato. Il Milan mercato lo potrà fare, logicamente non potremo comprare giocatori di 70 milioni, ma questo lo sapevamo anche prima. Ci saranno i tuoi tempi, ma rispetto a 100 milioni almeno ce l'avremo come budget. Altra cosa che voglio sottolineare a chi diceva che Maignan voleva andare via perché non vinceva a Milan, perché non si trovava bene, eccetera. Bene, oggi altro articolo, sempre oggi sulla Gazzetta, e mi inizia a preoccupare sinceramente, in cui dice che Maignan invece vuole restare a Milan, si trova bene a Milano, e quindi la sua intenzione è di rinnovare col Milan. Logicamente, anche qui il rinnovo del contratto di Maignan sarà iniziate le procedure dopo la fine degli europei. Quindi anche questa è un'altra notizia che dicevano in tanti, che Maignan non sarebbe stato, diciamo, praticamente il portiere del Milan l'anno prossimo, che se dovevano andare. In realtà anche lui rimarrà, così come secondo me rimarrà anche Theo Hernandez, cui non credo l'offerta del Bayern. Volevo fare poi anche un altro appunto oggi, perché in questi ultimi giorni ci sono state delle situazioni poco edificanti tra youtuber interisti, youtuber milanisti, youtuber juventini, tutto così. Io nei miei video non ho mai parlato di altri youtuber, non ho mai insultato altri youtuber, ma non sono mai andato a guardare altri youtuber, soprattutto quelli di altre squadre, sinceramente, non me ne può portare proprio niente. Il fatto che poi questi offendano altri youtuber come me, che possono criticare l'Inter, possono dire la loro sull'Inter, ma non ho mai sentito insultare un altro youtuber, è veramente una cosa vergognosa. Non so, probabilmente questo denota la cultura che sta in quegli elementi, denota l'eleganza che sta nel loro modo di fare. Per cui sinceramente anche i vari confronti, queste cose qua, sinceramente servono veramente a poco se comunque l'insulto è, diciamo, alla base poi di eventuali repliche. Sinceramente, cioè, noi come DNA Rossonero siamo stati insultati da persone che non sapevamo nemmeno che esistessero, sinceramente. In cui si sono riuniti in combriccole, uno interista, uno juventino, cioè veramente delle cose assurde. Gente mai conosciuta né vista che ci insultavano perché noi facevamo dei video in cui criticavamo l'Inter e non dicevamo pensieri nostri, dicevamo notizie che prendevamo e prendiamo tutt'oggi da fonti sui giornali, semmai non la Gazzetta dello Sport, visto che è il loro organo ufficiale. Come l'ha definita la New York Times, la cheerleader della Gazzetta dello Sport dell'Inter, ma su Calcio e Finanza, andiamo sui giornali esteri a leggere, New York Times, Bloomberg, andiamo su siti esteri anche per verificare se le notizie date in Italia sono quelle effettivamente vere o sono inventate. Quindi andiamo sempre a cercare di capire qual è la fonte. Quindi diciamo, ecco, essere accusati di odiatori seriali, roba del genere, nei confronti dell'Inter, sinceramente mi viene proprio da ridere.
La nostra voglia è di capire e che gli organi predisposti ci spieghino alcune cose, più che altri youtuber. Cioè, altri youtuber, secondo me, non sono organi ufficiali, di conseguenza anche la loro giustificazione non può anche non essermi, come si può dire, non posso nemmeno essere soddisfatto. Cioè, a me mi piacerebbe che qualcuno tipo Gravina, tipo la Coviso, che mi spiegasse ad esempio come mai l'Inter è stata accettata la lettera di patronaggio da Grand Tower, quando Grand Tower non ha emesso un cavolo di bilancio in 3 anni e mezzo, 4 anni, l'ha emesso solamente dopo 3 anni e dopo un esposto di identità bianconera. Bilancio chiuso con meno 550 milioni di passivo e con un capitale sociale di 30.000 euro, e questo ha fatto la lettera di patronaggio. Quindi, se non sono obbligati in Lussemburgo a emettere bilanci, mi devono spiegare qui della Covisoc come potevano vedere, capire che Grand Tower era in grado di mantenere la continuità di solidità finanziaria dell'Inter. Se te non presenti un bilancio, te non sai com'è questa azienda a livello di liquidità, a livello di attività, non sai assolutamente niente. Quindi è inutile che mi vengano a dire: eh no, ma Oaktree gli ha dato un prestito. Sì, ma io non so il prestito Oaktree che fine ha fatto, perché al momento in cui io non ho un bilancio, non vedo se c'è un residuo di capitale, non vedo se c'è un patrimonio netto, non vedo niente. E quindi è assurdo, secondo me, che una Covisoc che dovrebbe controllare la solvibilità dei proprietari delle società di calcio, in questo caso qui non ha fatto niente, perché non ha avuto un bilancio, non ha verificato questa azienda chi fosse, cosa fosse, che stesse facendo, e ha permesso l'iscrizione all'Inter grazie a una lettera di patronaggio data da un'azienda che, come abbiamo visto, non è stata capace di ridare indietro 385 milioni dopo 9 mesi a Oaktree. Tutto qua. Poi, se vogliono proprio spiegarmi, in questo caso Rocchi, mi hanno spiegato come mai il signor Orsato, il miglior arbitro europeo per anni in Italia, ha arbitrato 4 partite dell'Inter in 6 anni. Me lo spiegano. Me lo spiegano poi anche il signor Butti, altro elemento ex Inter che gestisce i calendari. Mi spiegare come mai in 115 partite l'Inter non ha mai giocato alle 15 del pomeriggio, della domenica. Spiegatemi perché. E possiamo continuare avanti, ma non è che lo YouTuber di intervista mi deve venire a spiegare a me queste cose, perché a me non è soddisfacente. A me dovrebbe essere la spiegazione delle società, degli enti, delle persone predisposte a verificare, e coloro che, ad esempio, fanno i calendari, coloro che fanno designazioni arbitrali. Questo mi deve spiegare. A me, che non me lo spieghi uno youtuber, sinceramente mi soddisfa poco, ecco, sinceramente, perché poi rimango alla mia opinione. Quindi invece vorrei sapere, appunto, qualcuno che spiegasse, ad esempio qualche giornalista, invece di scrivermi le cavolate sulle vendite dei giocatori del Milan, eccetera, vada da Rocchi e dica: ma come mai Orsato in 6 anni ha arbitrato solamente 4 partite? Perché? Perché se Orsato non voleva abitare l'Inter, Orsato non si fa fare più l'arbitro. Se l'Inter non vuole Orsato, allora c'è un grosso problema. E così via. Veniamo poi allo stadio. Stadio del Milan. Stadio del Milan si sta andando avanti. Da lunedì sono iniziate le opere di bonifica della zona di San Francesco, la zona di San Donato, dove andrà probabilmente fatto lo stadio. L'opera attualmente, diciamo, consiste nella pulizia da materiale, logicamente da rifiuti, per mettere della zona, tagliare l'erba e iniziare il recinto della zona. Questo lo riferisce il cittadino, giornale della zona, appunto, di San Donato. Ieri, cioè oggi, anzi, sono iniziate, diciamo, state pubblicati i costi di abbonamenti nuovi del Milan, ed è possibile, appunto, chi aveva la tessera l'anno scorso eventualmente riconfermarla. I prezzi sono aumentati in media del 19%, con però cioè, dei dislivelli da un incremento del 13-14% nei posti più popolari, a invece anche un 3-35% nei posti più VIP, diciamo, come discorso.
Facendo un raffronto con i prezzi dell'Inter, si vede un costo minore di abbonamenti in Milan che va da un 13% fino a 42%. Quindi comunque diciamo, dei prezzi che pur essendo aumentati comunque sono riusciti diciamo, a essere sempre comunque inferiori a quello che sta facendo l'Inter, sfruttando anche logicamente la vittoria dello scudetto e anche per cercare di racimolare un po' più di soldi vista la situazione debitoria in cui loro versano. Parliamo poi dell'ultimo argomento. L'ultimo argomento, come si può dire, fascicolo che apri, fascicolo che chiudi. Allora, iniziamo dal fascicolo chiuso. Proprio notizia di ieri, è stato chiuso il fascicolo relativo alla vendita da parte, la vendita, l'escussione, ovviamente, cioè la vendita, scusatemi, del Milan tra Berlusconi e cinesi Yong Yong Lee. Indagine durata 6 anni, penso che abbiano spulciato non so che cosa, sinceramente. Ebbene, ieri il PM della Procura di Milano, e già questa è una garanzia che abbiamo cercato ovunque irregolarità, comunque PM Paola Biondolillo, nei giorni scorsi ha firmato la richiesta di archiviazione nella quale sono stati condensati gli esiti di un'indagine durata parecchi anni e che ha portato a concludere che Yong Yong Lee avrebbe goduto di ampie risorse come lui stesso aveva assicurato ai tempi delle operazioni di compravendita del club un tempo guidato da Silvio Berlusconi. Risorse che sarebbero riconducibili a fondi e società con base alle Cayman, al British Virgin Island e pure società di Hong Kong della moglie del magnate. Punto. Quindi la vendita di Berlusconi, del Milan, Yong Yong Lee era una vendita lecita. Quindi a chi voleva parlare di Yong Yong Lee, questa è la risposta che dà la Procura di Milano, che sicuramente non è la Procura amica del Milan. Nel frattempo, sperando che l'indagine sulla vendita fra Elliot e fra Redbird non duri 6 anni, è stato aperto un fascicolo, sempre alla Procura di Milano, relativo al famoso esposto fatto da Italia Bianconera, gruppo di avvocati juventini, a riguardo dell'iscrizione dell'Inter allo scorso campionato, per la mancanza, diciamo, di solidità, di continuità aziendali. Ecco, appunto, leggo qui su calciomercato.com, dicono che è stata presentata attraverso alcuni legali che contesta presunte irregolarità in relazione all'iscrizione dell'Inter alla Serie A 23-24, in particolar modo alla continuità aziendale, ipotizzando reati fallimentari. Venerdì scorso l'esposto è stato preso in consegna dall'inquirente di Milano. Il procuratore Marcello Viola, nostra grande conoscenza, ha assegnato il fascicolo esplorativo modello 45 a PM Roberto Amadeo, Pasquale Adesso e Giovanni Polizzi. Giovanni Polizzi, che è un nome che già si sta ripresentando, è cioè la terza volta che lo sto leggendo in queste carte, la prima quando decise che praticamente la documentazione relativa alle plusvalenze dell'Inter degli anni 2017-2018, 2018-2019 erano ininfluenti sul bilancio dell'Inter ed è anche colui che sta seguendo l'indagine sul Milan. Questo non vuol dire niente, sono le casualità della vita, sembra che il procuratore Polizzi, ci sia solamente lui nella Procura di Milano, perché c'è ovunque. Vi lascio con una piccola anticipazione. Nei prossimi giorni ci sarà penso una sorpresa, spero gradita, che includerà anche me, di un progetto che abbiamo da un paio di mesi in programma. E poi vi dirò qualcosa al momento in cui si sarà più di concreto, saremo più vicini, diciamo, alla realizzazione di questo progetto. Però ascoltatemi sempre perché cercheremo, man mano che ci avvicineremo, diciamo, al momento fatidico, di darvi qualche input, qualche notizia, perché secondo me è una cosa carina che può piacervi, e quindi mi piace condividerla con voi. Per oggi abbiamo finito, vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossellino TV se ancora non l'avete fatto e poi noi a questo punto ci vediamo domani alle 14:30 per il mio solito video e poi domani sera alle 22 per DNA Team. Ciao a tutti, buona giornata e buonanotte a questo punto e forza Milan da Giovanni. Ciao!